Prima C, 21esima giornata al Piccardo, il Borzoli dei Cannibali riceve una regina arbitro in questa fase di campionato delle zone alte della classifica San Cipriano. La scorsa partita per Rizzcaui e compagni, la capolista in questa domenica 23 febbraio, partita che inizia con la solita punizione di De Vincenzo che termina a lato di poco, è il segnale che gli uomini di Valnati stanno scaldando i motori. È caldissimo quello del numero 7 locale che al minuto 15 sfonda a sinistra e mette al centro, tocco di Colel o di un difensore, poco importa perché il pallone termina alle spalle di Sciaccalugo. 1-0 Borzoli, risultato con cui si chiude la prima frazione, anche perché sul finire di tempo l'elettroguardia ospite si salva quando scalzi serve Valenti. Nella ripresa non c'è nemmeno il tempo di far partire i cronometri, che il Borzoli raddoppia con un'azione che definire in verticale è addirittura riduttivo. Lancio di Ventura dalle retrovie, aggancio perfetto di Colel e tiro altrettanto infallibile che vale il 2-0. Rete che mette in ghiaccio la partita, anche perché i padroni di casa come di consueto non calano il ritmo. La conclusione di Pugioni, parata in bello stile da Sciaccalugo, genera un calcio d'angolo al minuto 26. Sul corner sale Valenti che di testa realizza la rete del punto esclamativo. Non è ancora finita, a 10 dal termine Chiappoli si invola sulla sinistra e mette al centro. Non sarebbe domenica senza il gol di Bertulla che arriva puntuale sul suggerimento dell'esterno gialloblu. Poco è servito, 22-22, distacco che rimane abissale. Adesso per la capolista il trittico di partite che deciderà la stagione.